Questa associazione è nata l'anno scorso, ho creato l'associazione Casa del Libro di Pascale Schembri Real Monte per lasciare qualcosa dopo la mia dipartita. Quindi questo premio si farà il sabato 27 agosto, come è stato annunciato. È già da diversi mesi che ci sono diversi scrittori, giornalisti e personalità che stanno leggendo i libri che sono arrivati. Quindi il premio è intitolato alla Scala dei Turchi, Scala dei Turchi Dina Russiello. Qualcuno potrebbe chiedermi chi è Dina Russiello. Quindi Dina Russiello, volevo parlarne io dopo, però forse è meglio che l'annunciamo adesso. Quindi io ho creato il premio letterario Scala dei Turchi di Dina Russiello per fare un omaggio a mia moglie, che purtroppo è scomparsa circa 30 anni fa, e anche perché è un ricordo che ci porta alla Scala dei Turchi. Noi ci siamo conosciuti alla Scala dei Turchi e dopo, anche se io è da circa 60 anni che manco da Real Monte, Real Monte è rimasta sempre, diciamo, nel mio cuore. Quindi per il momento esiste l'associazione Casa del Libro. L'anno prossimo diventerà una fondazione e quest'anno io ho comprato un appartamento proprio in Piazza Umberto per poter lasciare alla fondazione questa casa che io ho comprato in questi giorni. Il premio consiste in narrativa, saggistica, poesia, attualità e storia. Quindi in questi mesi, perché è da settembre che i libri sono arrivati. Quindi in questi mesi, come dicevo prima, si stanno leggendo questi libri e dopo abbiamo dei premi speciali. Normalmente daremo 5-6 premi letterari e dopo i premi speciali alla poesia, alla fotografia, alla carriera naturalmente, all'impegno culturale, che ci sono delle personalità di Agrigento o anche di Roma, e quindi diamo normalmente massimo 10 premi, cioè 6 premi letterari e 4 premi speciali. Per me la Scala dei Turchi è un ricordo, diciamo, di infanzia, perché negli anni 50 non andava nessuno, c'erano soltanto le pecore e quindi la Scala dei Turchi era solo mia. E con questa occasione voglio fare un omaggio a un mio compagno di scuola, Luigino, che per miracolo, io sono stato miracolato diverse volte, ma questo ne parleremo un altro giorno. Per un caso, Luigino voleva portarmi al mare, mia madre non ha voluto, lui è andato con altri bambini e purtroppo nel 52-53 hanno trovato una bomba e lui è morto sulla spiaggia. Quindi stamattina mi sono ricordato di questo evento, perché questo Luigino mi difendeva sempre quando eravamo a scuola. Ho detto: devo fare un omaggio a Luigino stamattina. Quindi per me la scala dei Turchi è stata sempre nel mio cuore, perché io la vedo come la regina bianca, una scultura naturale che illumina il mare giorno e notte. Questo è per la Scala dei Turchi, diciamo, che io ho avuto sempre da bambino. Invece, se per ringraziare, diciamo, il comune, l'amministrazione, non so come dire, il presidente del consiglio Felice Vaccaro, e dopo naturalmente al nostro sindaco Sabrina Lattuca per la sua generosa disponibilità che ha offerto la nostra iniziativa. E siamo certi naturalmente alla fine che il 27 agosto ci sarà un'adeguata partecipazione di pubblico e la presenza numerosa di critici letterari, almeno lo speriamo.